io comincio con la mia presente relazione. Per questioni di tempo cercherò di leggere piuttosto che parlare praticamente a mano, però non sarà facile per sintetizzare. I temi che affronterò riguardo le metropolitane, strade, traffico e mobilità, qualche cenno su ANM, Bagnoli, patto per Napoli, parcheggi e pianificazione. La mia delega copre praticamente parecchie cose. Seguendo questo filo conduttore, la prima tematica sulla quale voglio soffermare l'attenzione è quella relativa alla linea 1 e alla linea 6 della metropolitana inserite dal governo a partire dal 2015 tra le opere strategiche di rilevanza nazionale. Non posso non evidenziare a questo punto che nella seduta di fine dicembre del CIPE sono stati assegnati al Comune di Napoli circa 300 milioni di euro per le linee M1 e M6 della metropolitana di Napoli. In particolare circa 240 milioni di euro consentiranno di realizzare il collegamento della linea M6 da Piazzale Tecchio a Via Campegna e quindi la realizzazione del nuovo deposito officina per i treni e servizio di questa linea. Su questa vicenda è uscito qualche strambo articolo oggi sul Mattino. Questa è un'opera indispensabile per l'attivazione a regime di questa linea che potrebbe, in merito sono ancora in corso i necessari approfondimenti tecnici di cui vi dirò in seguito, servire anche la nuova area di Bagnoli. 30 ulteriori milioni di euro sono stati destinati al completamento della stazione municipio della linea M1, 30 milioni ancora all'ammodernamento funzionale e tecnologico della linea per il miglioramento degli standard di sicurezza e comfort. Inoltre, il 22 dicembre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Napoli hanno sottoscritto la convenzione necessaria ad assegnare definitivamente al Comune di Napoli le risorse, fino a questa data solo programmate, che consentiranno di completare la linea M1 tratta Dante Garibaldi centro direzionale. In dettaglio si tratta di 219 milioni di euro programmati dal DEF 2015 che hanno trovato solo ora copertura finanziaria. Con le nostre concessionarie Metropolitana di Napoli per linea M1 e Ansaldo per linea M6 abbiamo messo a punto un ambizioso programma di ultimazione degli interventi. Entro il 2019 è previsto un importante nuovo avanzamento della rete metropolitana, il momento più significativo dopo l'apertura della stazione Garibaldi, Porta del Ferro, e della stazione Municipio, la Porta del Mare. Per questa scadenza avremo aperto, 2019, le stazioni Duomo, centro direzionale e la linea 6. Per questa data è prevista inoltre la consegna dei nuovi treni per la linea M1. La seconda scadenza importante è prevista per il 2022, quando sarà attiva anche la stazione Capodichino, sarebbe la terza porta quella dell'area, e le stazioni di Tribunale e Poggio Reale. Si tratta di momenti destinati a cambiare il volto della città in modo radicale, prodotto di un faticoso lavoro politico per il reperimento delle risorse e tecnico per portare avanti opere di rilevanza nazionale. Più in dettaglio, linea M1, acquisti nuovi treni. Il 9 di novembre scorso è stato stipulato l'accordo quadro del primo contratto applicativo con il quale è stato affidato alla società CAF l'appalto per la progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea e in servizio di nuovi 10 elettrotreni a 6 casse che andranno a integrare la flotta attualmente dedicata alla linea L1. La fornitura è finanziata con fondi POR 2014-2020 ed ammonta a circa 116.000 milioni di euro. Nel contempo sono stati impegnati anche la somma di circa 20 milioni di euro del patto per Napoli, sottoscritto dal sindaco l'anno scorso, che consentiranno la fornitura di ulteriori elettrotreni. Si provvede di sottoscrivere l'ulteriore contratto applicativo entro gennaio 2018. Ulteriori risorse per l'acquisto di treni, altre 8, sono state previste nell'ambito di un mutuo BEI che abbiamo provveduto ad accendere negli anni scorsi. La consegna del primo treno è prevista nel dicembre 2019 e sarà conseguita dalla consegna di ulteriori treni con cadenza regolare fissata in ogni 30 giorni. Per quanto attiene gli interventi infrastrutturali per potenziare la nostra rete metropolitana, voglio citare tra le principali tappe raggiunte in questi anni e quelle che raggiungeremo negli anni a venire. Stazione Municipio. Dopo l'attivazione della stazione Municipio abbiamo aperto la seconda uscita San Giacomo, avvenuto il 21 luglio dell'anno scorso, abbiamo demolito
2017 quindi sarebbe, e la demolizione dell'ultimo setto di separazione tra le gallerie della linea M6 e il pozzo di stazione, cui hanno preso parte a questa manifestazione, a questi eventi, anche il Presidente della Regione Campania e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Rio. Si prevede ancora l'uscita dei Pretis entro l'estate del 2018, il collegamento al porto entro la fine del 2019, la realizzazione e l'avvio dei lavori del parco archeologico con la funzionalità della stazione, finanziato con i fondi del Patto per Napoli e anche ulteriori fondi di cui vi ho detto prima del CIPE, entro la fine del 2019. Stazione Duomo, si prevede l'apertura della stazione in configurazione provvisoria per il mese di marzo 2019, a partire da fine febbraio, inizio marzo di quest'anno, è prevista una nuova modifica del cantiere che consentirà il collegamento diretto tra Piazza Nicola Moro e Via Duomo in direzione Foria. Si prevede il completamento dei lavori comprensivi del montaggio del tempio e dell'ultimazione dei lavori di sistemazione superficiale entro il 2020. Piazza Garibaldi. La società Grandi Stazioni, con le quali abbiamo costruito un rapporto di fattiva collaborazione ormai da anni, ha completato il parcheggio interrato, che è entrato in esercizio il 15 dicembre 2017. La società, nell'ambito del proprio appalto, sta proseguendo i lavori per ultimare la galleria di collegamento tra il parcheggio, la linea M1 e la linea M2. È prevista la riconsegna delle aree poste sulla sommità del parcheggio a partire dagli inizi del 2018. Ciò consentirà di riuscire ad ultimare la sistemazione superficiale della piazza entro la fine del 2018. Stazione centro direzionale, sono state completate le opere civili ed appaltati gli impianti di stazione e l'apertura di esercizio è prevista nel dicembre 2019. Stazione Tribunali, Poggio Reale e Capodichino. Sono in corso le attività di scavo e si prevede l'apertura della stazione entro il 2022. Linea M6, stazione San Pasquale, si prevede l'ultimazione dei lavori della piazza per i primi mesi del 2018, cioè a giorni. L'attivazione della linea M6 e della stazione San Pasquale è prevista nel corso del 2019. Stazione Arco Mirelli, per la stazione Arco Mirelli sono ultimate le opere civili e sono in corso di esecuzione le scale e l'ascensore lato fabbricati. Si sta elaborando inoltre il progetto di completamento della stazione, la cui copertura finanziaria è assicurata in parte dalle somme previste sempre dal Patto per Napoli, sottoscritto l'anno scorso, insomma, ed in parte dalle somme stanziate alla Regione nell'ambito dei fondi FSC. L'ultimazione è prevista per dicembre 2018. Stazione Municipio, a marzo del 2016 la sovrintendenza ha liberato dall'archeologia il pozzo di linea M6 e sono state completate le attività di scavo sia sul fronte del pozzo che sul fronte delle gallerie. L'ultimazione dei lavori è prevista nel marzo 2019. Camera di ventilazione Piazza Trieste e Trento, è stato elaborato il progetto di variante della camera di ventilazione in Piazza Plebiscito che consente il parziale utilizzo di manufatti interrati già esistenti. Il progetto è stato trasmesso alla prefettura e alla sovrintendenza competente e si è attesa dei relativi pareri per l'avvio dei lavori programmati a partire dalla fine di gennaio 2018. L'ultimazione dell'attività è prevista in 12 mesi. Strade. Passo ora alla questione della manutenzione della rete stradale cittadina. Si tratta di una questione che, come certamente ricorderete, era diventata una vera e propria emergenza della città. Oggi, pur non potendo certamente affermare che le strade nostre siano in perfetto stato di manutenzione, posso con certezza viceversa affermare di aver superato quell'emergenza che si era maturata praticamente prima di questa sindicatura o all'inizio di questa sindicatura, della scorsa sindicatura, scusatemi, e di aver ricondotto il fenomeno dell'ammaloramento delle pavimentazioni stradali a livelli fisiologici. Non posso non evidenziare la forte discontinuità dei lavori di manutenzione tra il periodo 2006-2011, periodo nel quale si sono ultimati circa, con la manutenzione straordinaria, circa 20,8 km di strade, e il periodo successivo, quello 2011-2015, in cui i chilometri di strade ultimati con manutenzione si sono quasi triplicati. Si noti che in questa valutazione non sono inclusi invece tutti gli altri interventi di manutenzione fatti su grandi assi viari per le quali le attività di manutenzione programmata sono di tipo differente da quelli invece per le strade ordinarie. Sul fronte della manutenzione stradale l'anno 2017 è stato un anno molto importante nel corso del quale l'amministrazione ha lavorato molto per avviare e completare tutti i lavori finanziati nel corso delle scorse annualità ed avviare le attività connesse agli stanziamenti PEG 2017-2019. Gli interventi hanno interessato molte strade su tutto il territorio cittadino, tra gli altri
Sono stati ultimati interventi di manutenzione di grandi assi viari comunali, nell'ambito dei quali sono stati manutenuti i giunti dei viadotti e la posizione degli attenuatori d'urto delle cuspidi presenti nelle rampe di uscita delle strade a scorrimento veloce del Comune di Napoli. Sono stati eseguiti interventi in via Pigna, viale Michelangelo, via Nuova San Rocco, via Volpicella, via Epomeo. Sono proseguiti, pur tra mille difficoltà tecniche e amministrativi, i lavori sull'asse costiero e Napoli Est, di cui dirò brevemente dopo. Sono stati avviati i lavori in via Carbonara, Unesco e via Masoni. Ritengo utile presentare il programma delle attività che porteremo avanti sin da questi primi giorni. Entro il primo trimestre dell'anno faremo ripartire le qualificazioni di Corso Meridionale, Discesa Corroglio, Corso Vittorio Emanuele e provvederemo alla demolizione del viadotto di Via delle Repubbliche Marinare. Nel corso dell'anno completeremo la riqualificazione di Piazza Carlo III e Via Masoni, eseguiremo gli interventi di manutenzione straordinaria di Via Arcoleo, Via Vanello Gaetani e Via Morelli, eseguiremo la ripavimentazione della Galleria Vettorio e provvederemo all'installazione all'interno di tutte le gallerie cittadine delle Calonnine SOS. Avvieremo il primo stralcio dei lavori di qualificazione di Via Pallucci. Bandiremo la gara per la riconfigurazione del corso Umberto I con la realizzazione della pista ciclabile e quella relativa al Pommetro Gallerie. Avvieremo la progettazione relativa ai fondi PAC Mostra, nell'ambito dei quali provvediamo di eseguire la riqualificazione di via Beccadelli, via Cinzi e via I Giochi del Mediterraneo. Oltre che sugli interventi di manutenzione programmata, ritengo utile spendere qualche parola anche sulla manutenzione correttiva curativa dei dissesti stradali, e cioè la manutenzione a chiamata su guasto del pronto intervento stradale PIS fatto dalla Napoli Servizi, che è roba ben diversa dalla manutenzione di cui ho parlato prima, che è una manutenzione soggetta a gare, che grazie alle nuove modalità previste dal disciplinare scritto nella precedente consiliatura e approvato nella precedente consiliatura, che si è concretamente avviato a partire dal mese di gennaio 2015, anno dopo anno stanno diventando sempre più efficienti e stanno consentendo di fronteggiare, senza la necessità di ricorrere all'istituto della somma urgenza, numerose emergenze. Mi riferisco tra gli altri a dissesti che si sono registrati nel corso dell'anno in via Crispi, via Ponti Rossi, via Nuova Toscanella. Le ricadute positive di tutto il lavoro svolto tra PIS e manutenzione ordinaria si stanno registrando in termini di forte riduzione dei contenziosi, riduzione dei debiti fuori bilancio per sinistri stradali. Dal 2015 i numeri di debiti fuori bilancio per dissesti stradali si sono più che dimezzati. Al 2015 erano 1860, nel 2017 891, così come gli atti di citazione, che erano 400 nel 2016 e meno di 300 nel 2017. Questo evidentemente è frutto di tutto questo lavoro fatto. Per quello che riguarda i lavori sulle quali abbiamo delle questioni aperte, che chiaramente non sfuggono a tutti quanti, abbiamo qualche problema chiaramente sui lavori di Via Marina. La questione dei lavori di Via Marina ha conosciuto numerose difficoltà, sia di tipo tecnico che per il sovrapporsi di vicende complesse, per le quali dovremo rivedere nuovamente, dopo la sostituzione del RUP e le dimissioni del direttore dei lavori, la struttura tecnica comunale dedicata all'intervento. Ci sono stati una serie di intoppi tecnici, organizzativi, ma anche di carattere praticamente proprio legati al lavoro. È stato peraltro valutato con gli uffici comunali competenti anche l'opportunità di procedere alla rescissione contrattuale, come voi ben sapete, al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento. Una scelta per ora scartata o rimandata, in quanto ci avrebbe costretto a riprendere le procedure di gara con ulteriori ritardi nell'esecuzione. Non mi dilungo su tutta quanta la problematica sui lavori di Via Marina, li riporto nella scheda che vi consegnerò. Voglio soltanto dirvi che in questo momento si sta asfaltando la corsia preferenziale da Stella Polare al Corso Garibaldi e che a breve si asfalterà il lato successivo, e che i lavori ad oggi eseguiti e liquidati ammontano a circa 11,7 milioni di euro, corrispondenti all'incirca al 75% del totale dei lavori previsti in contratto. Sono stati inoltre liquidati circa 700 milioni di euro per la progettazione e circa 0,8 milioni di euro per oneri di discarica. Voi sapete anche che stiamo, in occasione dell'emissione del certificato di pagamento relativo al sesto SAL, si è proceduto a portare in detrazione penali all'impresa per circa 200 mila euro. I lavori su Galileo Pediente Ferraris,
I lavori consistono nella regolarizzazione e ripavimentazione delle carreggiate, dei marciapiedi e delle strade interessate, nella realizzazione di percorsi ciclabili, l'inserimento di alberature, come voi ben sapete. Ad oggi sono stati completati i lavori su Via Nuova delle Brecce, sono in corso i lavori su Breccia Sant'Erasmo, per i quali si stima un avanzamento pari al 70%, in quanto sono quasi terminate le opere idrauliche e manca l'ultimo strato di pavimentazione stradale. Sono stati completati i lavori su Via Ferraris nel tratto tra Via Brigna e l'incrocio con Via Gianturco e nel tratto tra Via Breccia e Sant'Erasmo a Via Imparato, che è il limite dell'intervento. I lavori consegnati in data 13 aprile 2015 purtroppo hanno subito dei rallentamenti a causa di alcune problematiche tecniche riscontrate in fase di esecuzione, alcune già risolte, altre in fase di definizione. Una principale criticità è stata legata alle interconnessioni tra le opere previste nel lavoro con quelle previste nell'ambito del piano di recupero riguardante l'area dell'ex manifestatura Tabacchi. Erano previsti interventi fognari all'interno di quest'area, quindi si è dovuto in qualche maniera aspettare che si risolvesse la questione, ma anche queste praticamente posso dire che in questo momento sono state risolte, quindi si va avanti. Riviera di Chiaia, sono in corso di realizzazione di interventi di rifacimento della pavimentazione stradale, entro fine gennaio è prevista la conclusione del tratto compreso tra Piazza San Pasquale e Piazza della Repubblica, successivamente si procederà a realizzare il tratto compreso tra Piazza Vittoria e Piazza San Pasquale. Salto tutte a un'altra serie immensa di lavori. Corso Secondigliano, gli interventi hanno permesso di favorire, di assecondare appunto la naturale vocazione commerciale dell'area, in particolare è stato eliminato il cordolo spartitraffico, è stata ridotta la sezione stradale, sono stati allargati e riqualificati i marciapiedi e sono stati introdotti elementi di arredo urbano. I lavori sono stati ultimati il 28 novembre 2017. Passo a traffico e mobilità. Nel corso del 2017 sono state ampliate e istituite nuove ZTL e aree pedonali. Inoltre sono stati messi a punto ed attuati numerosi dispositivi di circolazione, tra i quali voglio ricordare la pedonalizzazione di via Tribunali fatta in più step, di cui non vi racconto, ZTL Mare Chiaro, l'ampliamento dell'area pedonale di via Luca Giordano. Poi, oltre a questi dispositivi di limitazione della circolazione, voglio ricordare altri due importanti dispositivi messi a punto nel corso dell'anno, che hanno consentito di risolvere alcune delle problematiche storiche del traffico in città. Mi riferisco alla rotatoria in Cappella Cangiani, all'isola di canalizzazione in via Cilea per immissione in tangenziale e alla modifica e integrazione del dispositivo di circolazione in piazza Garibaldi, su quale chiaramente dobbiamo ancora lavorare man mano che vanno avanti i lavori di sistemazione della piazza. Nel corso del prossimo anno, per quanto attiene alle istituzioni nuove ZTL, occorrerà avviare due ragionamenti. Il primo per l'istituzione di un'ampia ZTL del centro della città da far partire in occasione delle Universiadi del 2019, che creeranno non poco disagio per come sono state organizzate al traffico cittadino. Si prevede una frequenza di passaggio di autobus, di atleti non poco rilevante. E la seconda relativa all'istituzione di una ZTL nella zona Vomero, misura questa fortemente richiesta dalla municipalità con la quale chiaramente prenderemo chiaramente decisioni per l'ente congiunto. Per le questioni inerenti in accezione più ampia alla mobilità voglio ricordare l'esenzione pagamento strisce blu per auto elettriche, agevolazioni per auto ibride, regolamento servizi autorizzati e in corso di approvazione la delibera di giunti proposta al Consiglio per disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni relative alle linee TPL non contribuite, cosiddette linee autorizzate, nonché le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo e sanzionatori. La delibera sarà sottoposta alla Commissione Mobilità all'inizio del prossimo anno, cioè di quest'anno, e auspichiamo di giungere all'attenzione del Consiglio entro metà 2018. Siamo anche in fase avanzata sul regolamento dei servizi di trasporto pubblico non di linea, sul quale chiaramente dobbiamo ancora fare delle discussioni. Abbiamo ancora misure per incentivare la mobilità ciclopedonale. Questi interventi si aggiungono a quelli per la realizzazione di nuove piste ciclabili, ormai sostanzialmente comunque in buona fase di ultimazione quella su Via Manerina e finanziata per il Corso Umberto. È stata predisposta bozza di manifestazione di interesse per il bike sharing a flusso libero in linea con quanto già fatto dai comuni di Milano e Torino. La bozza è stata trasmessa al sindaco e alla Commissione di Mobilità poco tempo fa, in questi giorni. Stiamo in particolare valutando le cautele che l'amministrazione dovrà adottare per evitare i fenomeni di improprio utilizzo delle bici che si sono registrati in altre città. È stato inoltre redatto il regolamento di funzionamento della consulta della mobilità ciclabile. Una volta approvato questo regolamento riavvieremo i lavori della consulta confrontandoci per iniziare in uno con la commissione consiliare competente sul tema dello bike sharing a flusso libero e sul progetto col Subetto. Poi abbiamo Pommetro, abbiamo l'ammodernamento della rete semaforica. Con questo intervento, appunto, voi sapete, finanziato
dal POMMETRO 2014-2020 si prevede di realizzare una centrale di controllo che consentirà di monitorare e gestire tutti i sistemi telematici utilizzati per il governo della viabilità e in particolare anche la sostituzione di 270 impianti semaforici. No, la sostituzione di oltre 3.000 lanterne semaforiche con tecnologia LED e si prevede di indire la gara di appalto per il mese di gennaio 2018. Siamo molto avanzati ed ultimare l'intervento per il 2020. POMMETRO Gallerie. Con questo intervento, sempre finanziato con i fondi metro, stiamo lavorando alla definizione dei documenti tecnico-amministrativi di gara, si è realizzato un sistema di monitoraggio, controllo e gestione del traffico, il sistema sarà integrato con il sistema di potenziamento semaforo e gestito dalla stessa centrale di controllo, si prevede indire la gara per il mese di giugno 2018 e si prevede l'ultimazione del sistema entro 2020. ANM, voglio dire, io faccio soltanto velocemente riferimento a tematiche che sono proprie dell'assessorato ai trasporti. Voi sapete che da pochi giorni, come voi sapete, è stata presentata al Tribunale di Napoli domanda di ammissione al concordato in continuità. Il Tribunale ha proceduto alla nomina dei tre commissari straordinari che dovranno accompagnare l'azienda nella gestione della partita debitoria e ai quali sarà demandata l'analisi del piano di rientro che attualmente l'azienda sta redigendo. Noi riteniamo che questa misura rappresenti un primo fondamentale passo per il rilancio del trasporto pubblico in città, un passo già fatto da altre città italiane, le più importanti delle quali è Roma. Nel mentre viene affrontata la partita debitoria, che è un tema complicato, ci stiamo muovendo per cercare di migliorare, noi eravamo partiti un poco prima che le cose precipitassero, la gestione ordinaria con azioni per migliorare l'offerta di titoli di viaggio, migliorare le attività di controlleria, rendere ordinari i servizi in orario tardo serali, notturni delle linee ferro. Voi sapete che abbiamo fatto istituire il biglietto settimanale, il biglietto mentre a tre giorni, sono state attivate tutta una serie di misure volte a razionalizzare veramente la spesa. Chiaramente fin dai prossimi giorni con l'approvazione del bilancio sarà possibile avere una piena consapevolezza dell'efficacia delle misure effettuate in questi giorni. Ho anche richiesto veramente alla Napoli Holding più volte e anche ultimamente di poter rivedere, l'abbiamo già cominciato a fare con l'azienda, ma vorrei anche un supporto esterno all'attività dell'azienda, di poter rivedere il tracciato per le linee per autobus che passano per la città di Napoli, tenuto conto del grosso lavoro, dell'avanzamento enorme che ha avuto la metropolitana in questi anni. Per i servizi extraurbani in gara in città metropolitana, negli ultimi anni dei giorni del 2017 la Regione Campania ha avviato le procedure di gara per l'assegnazione del lotto 4 città metropolitana di Napoli. In detto lotto rientrano anche i servizi suburbani affidati alla città metropolitana ANM. Pertanto è stata data comunicazione alla Regione Campania delle risorse umane e strumentali attualmente impegnate a effettuare detti servizi. Questa misura è altra prevista nel piano di risanamento stabile dell'azienda, che è stato presentato all'azienda ed è stato portato anche in Consiglio Comunale. La Regione stima che l'aggiudicazione di questo lotto di gara avverrà non prima del 2019 e pertanto fino a tale data ANM continuerà ad esercire questi servizi. POMMETRO, ancora abbiamo acquisito nuovi autobus, stiamo acquisendo nuovi autobus, con i fondi POMMETRO 2014-2020 è stata indetta e conclusa nel 2017 la gara per stipulare un accordo quadro della durata di 4 anni relativa per la fornitura di nuovi autobus. Si tratta autobus della categoria M3 classe 1 con alimentazione gasolio e motorizzazione 6, Euro 6. Con i fondi disponibili saranno forniti 40 nuovi autobus in 180 giorni dalla stipula del contratto e ulteriori 6 da fornire nei tempi da concordare con la ditta aggiudicataria e comunque entro il 2018. Per quello che riguarda il patto per la città di Napoli, voglio soltanto raccontare che si sta lavorando sul completamento della tratta Capodichino di Vittorio, si sta lavorando per la progettazione dell'ampliamento del deposito di Piscinola, si sta lavorando per la progettazione per la gara della seconda uscita di Mater Dei, il parco archeologico di Piazza Municipio vi ho già detto, il completamento della tratta Mergellina Municipio ho già detto. Per quello che riguarda invece i parcheggi, su Piazza Leonardo è in corso la procedura di risoluzione della convenzione per gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori. Su Piazza degli Artisti si sta con qualche difficoltà andando avanti. Il 2 maggio 2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione. Il 15 dicembre 2017 è stata stipulata la convenzione per la realizzazione del parcheggio con la cessione dell'area in diritto di superficie. Chiaramente dovremo controllare se il progetto poi esecutivo che verrà realizzato è conforme praticamente
al piano regolatore ambiente comunale e ai problemi paesaggistici, monumentali e altro previsti della superintendenza. Piazza San Vitale, nel 2010 è stato approvato il progetto definitivo del parcheggio, al momento, dopo un lungo periodo di stasi, si stanno svolgendo le attività propedeutiche alla stipula della convenzione. Su via Mancini si sta lavorando insieme all'assessore Clemente per la riorganizzazione di un'area di parcheggio a raso gestito dall'ENEM. Il progetto è stato redatto e approvato dalla Giunta, sarà ultimato entro la metà del 2018. Per quanto riguarda la pianificazione, qua termino, in quest'anno abbiamo, voi sapete, approvato nel maggio 2016 in Giunta per il PUMS, abbiamo avuto i fondi per poter procedere sia praticamente a una prima consulta con la città, con gli portatori di interesse e quindi con i cittadini sull'attuale praticamente PUMS, poi per fare la VAS, e anche questo spero che per fine anno di poter far arrivare in bozza il nuovo PUMS in Consiglio Comunale. Mi dispiace di avervi forse un po' tediato con tanti numeri e cifre, ma ho completato. Grazie.